Profumi, colori, aromi delle professioni del benessere. Questo è il convegno organizzato da CNA Benessere e Sanità al Grand Hotel di Cesenatico, una 2 giorni dedicata a tutti coloro che operano nel settore per fare il punto sull'attuale dimensione e sulle prospettive future. Presidente, qual è la finalità di questa iniziativa che riunisce tutti gli operatori del mercato del benessere, quindi estetiste, parrucchiere, ma anche operatori termali dei centri benessere? Ma guardi, noi innanzitutto dopo l'ultima riforma CNA di 5 anni fa abbiamo creato delle unioni, per cui abbiamo abbandonato il concetto di rappresentatività singola della federazione singola e siamo passati alla filiera, per cui si tratta di costruire la filiera. La cosa interessante di questi eventi che stiamo organizzando su tutto il territorio nazionale, per cui oggi tocca all'Emilia Romagna, è trasmettere cultura, intanto la cultura d'impresa e poi la cultura umanistica che nasce dall'esigenza ormai del consumatore di recuperare una propria individualità, un proprio gusto personale. Presidente di CNA Benessere e Sanità Emilia Romagna, facciamo un quadro regionale del mercato del benessere, com'è la situazione? La situazione al momento risulta che ci sono dei cali fino al 20%, cambia secondo la tipologia dell'attività, se l'attività diciamo è in discesa o appena avviata, comunque sembra che al di sopra del 20% in meno del fatturato al momento non si registrano ulteriori cali.